È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, amanti del pallone, buonasera da Walter Caligaris e benvenuti a Chievo Spal, anticipo della 14ª giornata del massimo campionato italiano. Fischietto in bocca per il signor Pezzuto che dà il via al match. È iniziata Chievo Spal, buon divertimento. La Spal prova a salire con Felipe, c'è la sovrapposizione sulla sinistra di Rizzo. Felipe prova il sinistro, la deviazione. Palla che si alza in calcio d'angolo. Lazzari si propone, Grassi non lo serve, Lazzari che sfida Gobbi, Lazzari se ne va via, attenzione a Lazzari, la palla messa in mezzo e c'è l'autogol, e c'è l'autogol, è in vantaggio la Spal e l'avevamo detto, questa è una delle chiavi del match. Lazzari scatenato sulla destra brucia Gobbi che non ha il passo per stare dietro. Schiattarella, c'è Lazzari che si allarga sulla destra, deve provare il tocco di prima, Lazzari magia a superare Gobbi, Lazzari si scatena di nuovo sulla destra, attenzione a Lazzari, punta Cesar, di nuovo Lazzari entra ancora sul destro, Lazzari e la palla è fuori, e la palla è fuori, ottima l'iniziativa comunque di Manuel Lazzari. Ottimo movimento di Bonazzoli, Bonazzoli se ne va via, Bonazzoli e poi Sorrentino, la palla rimane lì, ancora giocata, l'ha messa fuori, è ancora vita, c'è ancora vita per la Spal, perché Rizzo può provare l'imbucata, Rizzo rientra sul destro, ancora sul sinistro, Rizzo va via, Rizzo, ancora Sorrentino, poi Mattiello, la fa nuovamente sua, forcing della Spal con Mattiello che questa volta perde il pressing, la palla rimane là, Grassi in destra, giro, Sorrentino, ancora Sorrentino. Felipe chiama l'aiuto da parte di un compagno, c'è anche il tocco di mano, Inglese, la palla arriva lì, Inglese, e Gomis la fa sua, chiude al meglio e comincia in questo momento la seconda frazione di gioco. Lazzari che ci prova ancora una volta, il break su Gobbi, la palla passa e poi il tocco di prima intenzione di Bonazzoli. Birsa può riprovare col sinistro, ancora in mezzo colpo di testa ed è fuori di pochissimo di Tomovic. E questa sì è la prima vera grande occasione del secondo tempo per il Chievo. Paloschi che serve bene Grassi. Attenzione a Rizzo, rientra sul destro. Rizzo! E ci mette le mani ancora una volta Sorrentino. A dire di no ancora una volta a Rizzo. Vediamo se parte il cross di Gobbi, la palla passa, Pellissier e poi Inglese! E c'è il gol del pareggio del Chievo e questa volta è tutto regolare, anche se in maniera passiva ci ha messo lo zampino Sergio Pellissier, rapace dell'area di rigore, ancora una volta si è fatto trovare all'interno dell'area avversaria. La palla passa e poi attenzione a Gomis, insicuro nella presa, rimane ancora lì il colpo di testa, c'è Inglese dopo la spizzata di Pellissier, questa volta più sicuro Gomis. Birsa prova l'incursione per Pellissier, verso Inglese, Inglese! Roberto Inglese, ancora lui, ancora sul servizio di Pellissier, Robby English controlla, colpisce e trafigge. L'avevamo detto, è una partita che dal nulla può riservare il colpo vincente e ancora una volta è Roberto Inglese a metterci la firma. Fischio finale di Ivano Pezzuto che decreta la fine del match, termina 2-1 per il Chievo.